Bank Tour, Edward Theuns vince la quarta tappa. Dopo il piazzamento di ieri, secondo alle spalle del campione del mondo Peter Sagan, il belga Edward Theuns si toglie la soddisfazione di aggiudicarsi una tappa, la quarta, al Bink Bank Tour, breve corsa di una settimana che si svolge sul percorso dell'Exeneco Tour. Il corridore del Team Trek Segafredo si impone in volata sul traguardo di Lanaken, precedendo lo sloveno Marco Kump, UAE Team Emirates, e il connazionale Team Merlier, Vrandà Suilems Crelan. Solo quarto il campione del mondo Peter Sagan, Borans Groe, a sua volta davanti agli olandesi Dylan Groenewegen, Lotto Jumbo, e Danny Van Poppel, Team Sky. In classifica generale, lo svizzero Stefan Kung, BMC, rimane maglia verde, in attesa della tappa di domani, con arrivo post Sittard-Gelen. Stefan Kung, in maglia verde. Fonte, team.de/sport.com. La quarta tappa del Bink Bank Tour 2017 conduce il gruppo Dariem Stalanaken. Percorso piatto, strutturato in una serie di circuiti concentrici, per un totale di 154,2 km. Altra giornata di pioggia sulle strade del Benelux, con tre coraggiosi a inscenare la fuga di tappa, si tratta del tedesco André Greipel, Lotto Soudal, del polacco Nils Polit, Katusha Alpecin, e dell'olandese Pim Ligtart, Ron Pott. Il trio al comando non riesce però mai a guadagnare un vantaggio sensibile nei confronti del gruppo, tirato a turno dalle squadre dei velocisti, a 50 km dall'arrivo il gap è infatti di solo un minuto e mezzo. Margine che va riducendosi con il dipanarsi della frazione, fino al ricongiungimento, avvenuto a 26 km dalla conclusione. Non finiscono però qui le emozioni e gli attacchi, perché 10 km più tardi ci provano il britannico Alex Dosset, Movistar, e l'australiano Dion Smith, Vanti Group Gobert, in avanscoperta fino ai meno 4. Quando tutto sembra apparecchiato per una volata di gruppo, ecco l'azione da finisseur puro del belga Yves Lampaert, Quick-Step Floors, che si conferma un ottimo cronoman e va vicinissimo al successo, ripreso a soli 100 metri dalla linea d'arrivo. Alle sue spalle sopraggiunge infatti il gruppo, pilotato a velocità folle da Jasper Stuyven per la Trek Segafredo, che lancia alla grande il compagno di squadra Edward Theuns, abile a vincere di forza un'altra volata bagnata. Secondo Kump, terzo Merlier, quarto un Peter Sagan che non trova la posizione. Poi, nell'ordine, i vari Groenewegen, Van Poppel e Nielsen, mentre lo svizzero Stefan Kung, BMC, conserva la maglia verde di leader della classifica generale. Theuns in 3 ore 24:23. Kung in 11 ore 39:31.